Costruiremo una piscina con tanto cloro per lavarci i profughi, una frase urlata nella concitazione di un acceso consiglio comunale a San Giorgio in Bosco. A pronunciarla è stato il vice sindaco Nicola Pettenuzzo, al culmine di una bagarre con l'opposizione che incalzava la maggioranza sulla costruzione di una piscina comunale. Una frase razzista e inaccettabile, hanno denunciato i consiglieri di minoranza, che accusano il sindaco leghista Miattello di non avere argomenti per rispondere alla mancata promessa elettorale di realizzare un impianto sportivo con piscina. La replica del primo cittadino del Carroccio non si è fatta attendere. Quando poi l'opposizione ti fa delle domande che sono sempre le solite, perché non hanno argomenti, altri argomenti, cioè ti pazientisci. Secondo lei la frase del vice sindaco non è una frase razzista? Anche la sala consigliare, facciamo un dormitorio, però nel mio comune, siccome io sono stato eletto dai cittadini, no? E voglio dei profughi che siano, che abbiano una carta d'identità e che abbiano il titolo di essere profughi di guerra.